Ok, continuiamo a vedere il testo della prova in base dell'anno scorso. Eravamo arrivati ieri a questa domanda. La differenza tra la massima frequenza e la minima frequenza a 70 anni è minore di quella a 20 anni. Allora, a 20 anni la differenza di frequenza è tra 180 e 140, 60. A 70, almeno per quello che riesco a vedere, i due estremi di queste due rette sono più vicini che non in questo caso. Quindi il fatto che sia più piccola, quindi quella a 20, l'ampiezza a 20 è maggiore dell'ampiezza a 70, è una formazione vera. Quindi barriamo la casella su vera. Il punto 2 dice: a 20 anni un allenamento è efficace quando la frequenza cardiaca si mantiene all'incirca tra 140 e 180 battiti al minuto. Quindi a 20, tra 140 e 180. Quindi questa affermazione anche corrisponde a quanto ho segnato sul grafico, d'accordo? Quindi è corretta. La terza, perché un allenamento sia efficace, chi ha 70 anni, quindi siamo su questo estremo, non deve superare la frequenza cardiaca di 120 battiti al minuto. Attenzione, 120 corrisponde a questo puntolino. Lo vedete? Questa affermazione è falsa, perché in realtà l'intervallo di frequenze accettabili va anche oltre i 120, ok? Quindi non è vero che non devi superare, d'accordo? Si può dare anche poco, ma si può dare anche oltre. Quindi la 3 è falsa, cioè contraddice il grafico. Tutto chiaro? Uso il mouse. Dopodiché, domanda numero 6. Marco afferma che per ogni numero naturale n maggiore di 0, n alla seconda più n più 1 è un numero primo. Ha ragione? Se sì, perché? Se no, dovete spiegare il perché. Dovete dare la risposta e la motivazione. Cosa direste? No. No, per quale ragione? Perché per esempio 4 alla seconda fa 16, più 4, 20, più 1, 21, che è diviso per 21 sempre. Non è un numero primo. Quindi, risposta è corretta, si parla non ha ragione, perché si può dire ho provato con n uguale a 4, quindi dovete dare un controesempio. Perché se una regola è vale, vale in generale. Se trovate un controesempio, la regola è falsa. Ok? Quindi si barra la seconda riga e si dice perché ho trovato questo controesempio. Con n uguale a 4, per esempio. Ok? Andiamo avanti. Osserva questa figura. La vedete? Siamo alla 7. Se ogni quadratino a della griglia corrisponde a un metro, qual è la superficie del poligono ombreggiato di grigio? Come fareste per rispondere a questa domanda? Quale strategia utilizzate? Si contano i quadratini. Vabbè, ma come fai a contare questo qui? Intanto quelli interi. Cioè, i interi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E il resto? E il resto? Adesso vediamo. Non è facile questo approccio. C'è qualcosa di più semplice? È una possibilità, però è abbastanza dura. Anche perché non hai da scegliere A, B, C, D, quindi devi dare il valore calcolato da te. In questo caso ci serve poco, perché questo è un poligono irregolare. Ma c'è una formula per... non so, non è il formulario era qua.
Area del triangolo, area del parallelogramma, area o volume del parallelepipedo, del cilindro, della sfera, del cono. Ok, quindi non... Ti aiuta poco. E possiamo suddividere la figura in tre triangoli, però. Cioè? Nel senso, ce n'è uno che penso sia il più lato, però, con un nemico. Se... Lo vedi? Sarebbero due sapenze in pratica. Se lei lo divide internamente, quello sotto è isoscele. Così? No. La diagonale. Nel senso... Esatto, no, da tre triangoli, uno sopra che va da un lato all'altro. No, là. Ancora. L'altra. Esatto, e poi l'altro. Ma anche lì lasci fuori, poi dopo questo triangolo qui come lo conteggi? E questo qui come lo conteggi? No, perché sembrano. È come se avessi un triangolo retto. Certo. Osservate che questo poligono è iscritto, così scriverlo, in un rettangolo che ha come base 1, 2, 3, 4, 5 quadratini, come altezza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrati. Ok? Quindi 5 per 7 ha un'area di 35, se sono metri, metri quadri. Dai 35 tolgo l'area di questo triangolo, questo sotto qui, bianco, che posso calcolare facilmente perché la base è di 5, l'altezza di 1. 5 per 1 diviso 2, 5 mezzi. Poi tolgo la base, l'area di questo, che ha una base di 3 e l'altra di 7. 3 per 7 diviso 2. E poi 2 e 2, 2 per 2 diviso 2, altri 2 mezzi quadri. E poi l'altezza di 1 di questo è la base di 4. 4 per 1 diviso 2 è 2. Se lo tolgo da 35, tolgo quindi questa e queste due, mi sembra che rimangano 18 metri quadri, se non ho fatto i conti male. Perché qui quello che avanza sono rettangoli, l'area bianca da non contare. Quindi quella che comprende tutta la figura in eccesso, a cui tolgo le aree non ombreggiate, che sono comunque triangoli, rettangoli, in alcuni casi, come in questo, in cui l'area è facile da calcolare, base per altezza di diviso 2. È molto più semplice. Bene. È tutto chiaro? Domanda numero 8. Ah, qui, fatemi concludere, se vi serve fare dei calcoli si poteva sfruttare l'area bianca qua a fianco o qui a fianco e poi fa mettere il risultato. Qual è il risultato di 10 a, di 16 alla centesima diviso 2? Non si può utilizzare nessuna proprietà delle potenze. Perché? Perché le basi sono diverse. Però la base della prima è una potenza di 2. È 2 alla quarta. Quindi questo posso scriverlo come 2 alla quarta
al centesimo diviso 2, potenza di potenza, questo è il 2 alla 400 diviso 2 alla 1, 400 meno 1, 399. Ecco la vostra risposta, è la D. Ok? Tutto chiaro? Domanda numero 9. A una corsa campestre partecipa il 60% degli alunni di una scuola. Fate bene attenzione al testo qua, è importante leggere con attenzione. Dopo i primi 3 chilometri, il 30% dei partecipanti si ritira. Dopo altri 5 chilometri si ritira il 40% dei restanti. Tutti gli altri arrivano al traguardo. Se gli alunni della scuola sono 1000, quanti arrivano al traguardo? Dovete dare la risposta e motivarla con dei calcoli. Queste righe vanno scritti i calcoli che fate. Allora, prima devo fare il 50% di 1000. Se sono 1000 partecipano alla gara quanti? 600, giusto? Dopo 3 km, se 30 vanno via, rimangono. Se il 30% vanno via, quanti ne restano? Il 30%. No, resta il 70% di 600. Quindi 0,7 per 600. E sono? No, posso fare la sottrazione. Ma è molto meglio fare 0,7 e fare un'operazione sola. 420. Dopo si ritira il 40% dei restanti, di quei 420 rimane il 60%. 420 diviso 100 fa 4,2 per 6. Per 6. Riguarda 2 per 6. Quindi respiriamo. Allora, il numero dei iscritti è 1000. I partecipanti sono il 60%, quindi sono 600. Dopo i primi 3 chilometri rimane il 70% di quelli che sono partiti. Quindi 0,7 per 600. 6 per 7 è 42, 420. Dopo 5 chilometri, altri 5 km, si ritira il 40%, rimane il 60%. 0,6 per 420. Okay? Quindi 42 per 6, 12, 200 e 52. Di questi arrivano al traguardo, scusate, quindi qui va a 252. Ok? E nelle righe, se sono le righe vuote, vuol dire che dovete riempirle con qualcosa. Mettete i calcoli che avete fatto. Non mettere questi rende non valida la domanda, anche se la risposta è corretta. Ma possiamo fare il calcolo? Non so se ce l'avrete la calcolatrice. Ma se la portiamo non ce la sapremo usare. Fatemi controllare. Sì, c'era scritto. Sì, basta che non fosse nel telefono. Controlliamo. Basta che non fosse nel telefono del tavolo. Ah sì, ok. Però se fai calcolo con la calcolatrice, ma non metti che calcoli hai fatto, è come non averli fatti. Devi essere spiegato che calcoli hai fatto. Ok? Domanda numero 10. Osserva la seguente tabella, la vedete tutti? Che riporta la distribuzione di frequenza di stipendi mensili dei dipendenti di un'azienda. Cosa significa distribuzione di frequenza? Significa quante volte osserva un determinato valore. Cioè, stipendio di 1000 euro,
ce l'hanno 12 persone, cioè viene osservato, viene verificato 12 volte. Questo numero viene detto frequenza assoluta. Sarebbe come dire, facciamo una verifica di matematica, la frequenza del 7 è il numero di volte, che è il numero di studenti che prendono quel voto. Qui in questo caso è il numero di dipendenti che hanno quello come stipendio. Ok? E ti dice, la moda della distribuzione 145, data una popolazione, un campione statistico, la moda di una certa grandezza è l'evento, la grandezza che si verifica più frequentemente, cioè quello che ha frequenza maggiore, ovviamente è 1300, perché la frequenza è 145, quindi la moda della distribuzione 145 è falso. Perché 145 è una frequenza, non è uno stipendio. Ok? Questo significa confondere le due grandezze, la frequenza con il dato osservato. Ok? Quindi la prima è falsa. La mediana in una distribuzione, cioè in una popolazione, come in questo caso i dipendenti di un'azienda, relativamente al loro stipendio, la mediana è il dato per il quale il numero di elementi della popolazione che hanno un valore in eccesso e in difetto è esattamente lo stesso. Ok? Faccio l'esempio sempre delle verifiche. Se ho tanti studenti che hanno preso più di 7, quanti hanno preso meno di 7, 7 è la mediana, quello che divide la popolazione in due parti della stessa taglia, tanti sopra, tanti sotto. Ok? Qui se osservate, oltre il 1300, cioè il più in totale quanti ne ho? 12 più 145 più 20 più 8 più 6, d'accordo? La mediana è sicuramente all'interno di questo intervallo, ok? Perché sopra e sotto qui sono molto meno numerosi di quelli che sono sotto, quindi cade su 1003, quindi questo è vero. Ok? La media aritmetica è minore di 1800. Qual è la media aritmetica se ho una popolazione di questo tipo? Immaginate di dover fare la media dei voti della classe, per dire un parallelo. Sommate tutti i voti diviso il numero dei studenti. Qui cosa facciamo? Sommiamo gli stipendi di tutti i dipendenti diviso il numero dei dipendenti. Però quando faccio la somma di tutti gli stipendi, il 1000 capiterà 12 volte, perché ce l'hanno 12 persone. 1300 capiterà 145 volte. Quindi per fare la media devo prendere ciascun dato, ciascuna voce nella mia tabella, moltiplicarlo per la frequenza, fare la somma e dividere per la somma delle frequenze. Ok? È tutto chiaro? Ora la media, siccome la maggioranza dei dipendenti ha questo stipendio, sarà sicuramente inferiore a 1800, che ce l'ha solo 20 persone. Guarda. Posso fare il calcolo, ma così a naso la media, che è inferiore a 1800, è un'affermazione che mi sembra corretta. Però per fare il calcolo esatto devo fare la somma dato per frequenza diviso somma di tutte le frequenze. Qualcuno l'ha già fatto con la calcolatrice? Provate. 1000 diviso per 12, 1300 per 145 più 1800 per 20 più 3500 per 8 più 5000 per 6, tutto diviso 12 più 145 più 20 più 8 più 6. Mi spiego meglio. Allora, lo stipendio medio vale 1000 per 12 più 1300 per 145
più eccetera eccetera diviso 12 più 145 più tutte le frequenze. Facile da fare. E viene ragionevolmente un valore inferiore a 1800. Provate a farlo quando vi sarà capito sotto mano. Passiamo alla domanda successiva, se non abbiamo troppo tempo. Attenzione a questa domanda 11. PQRS è un parallelogramma. T, lo vedete? È il punto medio della base SR. Qual è il rapporto tra l'area del triangolo QST e l'area del parallelogramma? L'area del parallelogramma, c'è nel formulario, è base per altezza. Cioè è questa base diviso la distanza di Q dalla base. L'area del triangolo anche. Però la base del triangolo è metà di quella del parallelogramma. Ok? Quindi se la base del triangolo fosse tutta SR, il rapporto tra le superfici sarebbe un mezzo, perché l'area del parallelogramma è il doppio di quella del triangolo. Inoltre il fatto che la base è metà significa che ho metà base, la stessa altezza, quindi per fare l'area del triangolo ho metà base per l'altezza diviso 2, l'area del parallelogramma è 4 volte quella del triangolo. Quindi il rapporto area del triangolo diviso area del parallelogramma è 1/4. Questo è dovuto al fatto che la base del triangolo è la metà di quella del parallelogramma, ma le due altezze sono identiche. E questo va, il risultato qui va 1/4 e qui va spiegato che calcoli avete fatto. Altra domanda di statistica. È stato effettuato un sondaggio su un campione, sulla popolazione di 1500 donne di età compresa tra i 25 e i 55 anni, per conoscere la loro opinione su una rivista mensile dedicata alla salute. Si sono ottenuti questi risultati. Il giudizio positivo è di 450 donne occupate, 270 di quelle disoccupate, mentre il negativo è 367 di quelle occupate e 470 di disoccupate. Ok? È tutto chiaro? Attenzione, la prima domanda chiede quante sono le donne che hanno espresso un giudizio positivo, cioè quante indipendentemente dal fatto che fossero occupate o no. Quindi si fa la somma tra 450 e 276. Okay? Quindi qui va la somma di questo numero e di questo. Quanti giudizi positivi? Quante donne disoccupate? Quante sono le donne disoccupate intervistate? Devo fare si fa la somma di queste due colonne. 600. Questo dato più questo. 683. Ok, quindi qua va 683. C. Scegliendo a caso una delle donne intervistate, qual è la probabilità che si abbia un giudizio negativo? La probabilità è data da la probabilità di un certo evento E è il rapporto tra il numero dei casi favorevoli diviso il numero dei casi possibili. I casi possibili sono tutte le donne intervistate, quindi nel nostro caso la somma di tutte e quattro le colonne, i quadri. Ok? Cos'era? Un giudizio negativo
I casi favorevoli sono questo numero più questo. Quindi sommo 367 più 407 e divido per la somma di tutti e quattro i quadratini. E ho 52% circa, mi pare di ricordare. Tutto chiaro? Può essere dato sia in frazionario 0,52 eccetera, oppure come 50 in percentuale. Ok? Poi, scegliendo a caso una delle donne intervistate tra quelle che hanno espresso un parere positivo, quindi solo la prima riga, qual è la probabilità che sia una donna occupata? Quindi 4,50 diviso il totale dei giudizi positivi. D'accordo? Anche in questo caso la risposta può essere data in numero frazionario 0, tot oppure in tot per cento, moltiplicando quello 0, per cento. Tutto chiaro? Attenzione a questo. La grandezza Y è inversamente proporzionale al quadrato della grandezza x, cioè x e y sono due grandezze, una inversamente proporzionale al quadrato dell'altra. Se per x uguale a 2 ottengo y uguale a 4, cosa ottengo se x è uguale a 8? Allora, come faccio a esprimere il fatto che y è inversamente proporzionale al quadrato di x? La radice. Il quadrato. Il quadrato non è la radice. È il quadrato. In che senso? Cosa significa? Sì, come lo esprimo formalmente. È una divisione. Certo. Y è uguale all'espressione dove il quadrato di x è denominatore. Allora sono inversamente proporzionali. Se questo aumenta, questo diminuisce. E sopra non so proprio se c'è un numero, una costante k che non so quanto vale. So quanto vale, come faccio a saperlo? Per le informazioni che mi danno, mi dicono se x è uguale a 2, fatemi ricordare, y è 4. Quindi sostituisco qua dentro e trovo k. Y è 4. Se x è 2, 2 al quadrato fa 4, di conseguenza, qual è quel numero che diviso per 4 fa 4? 1 diviso 4 fa 4. 16. 16. Perché k è 4 per 4. Ok? K vale 16, quindi la mia relazione è y uguale a 16 su x alla seconda. Quindi se x è 8, quanto vale y? Vale 16 diviso 8 alla seconda, ma 16 è 2 volte 8. Quindi è un quarto. La risposta è la A. Attenzione, quando in generale dico che una grandezza è direttamente proporzionale all'altra, y è direttamente proporzionale a x, significa che y è un multiplo di x, è k volte x. Se dico che y è inversamente proporzionale, allora y è uguale a k fratto x, oppure il loro prodotto è costante. X per y è costante. Nel nostro caso
il prodotto di x alla seconda per y nell'esempio prima lo era, ok? Altra domanda, questa è l'ultima per oggi. Osservate questo diagramma cartesiano. Dovete prendere le coordinate cartesiane. Quella orizzontale è la x, quella verticale è la y. E qui sono disegnate, non so se le vedete, in grassetto tre rette, una retta H maiuscolo, K maiuscolo, la retta F e la retta G. Ok? E vi chiedono quale di queste rette è descritta da questa relazione, da questa o da quest'altra. Cominciamo dall'ultima che è la più semplice, la C. Y uguale a meno 2 significa che tutti i punti della retta hanno la stessa ordinata, quindi questa è la retta H, tutti questi punti hanno la stessa quota che è meno 2, quindi qui barro questa. Poi Y uguale a meno 2X, questo significa che per esempio se X è 1 quanto vale Y? Se x fosse 1, x, y sarebbe meno 2 per 1 fa meno 2, quindi se x è 1, y è meno 2 è la retta F. H l'abbiamo già messa, F passa per 1 meno 2, quindi questa è la retta F. Per essere sicuro facciamo un altro controllo, se x fosse invece meno 1, quanto sarebbe y? Meno 2 per meno 1 fa 2, quindi meno 1, 2 è la retta F. Ok? Ultima, la A, y uguale a 2x più 4. Se x fosse 0, quanto sarebbe y? 4. 4. Qual è la retta che passa per 0, 4? 0, 4 è la retta G. Ok? Possiamo fare anche questa. Se A e B sono numeri reali, quale delle funzioni è bene falsa? Se A è uguale a 2, allora A alla seconda è 4. È vero, perché 2 per 2 fa 4. Se A alla seconda è 4, allora A è uguale a 2. È falso. Perché A potrebbe essere meno 2. Anche meno 2 alla seconda fa 4. La seconda è falsa. Se A per B è 0, allora A è 0. È falso, perché potrebbe essere 0B. Questa è falsa. Se A è uguale a 0, allora A per B fa 0. Questa è vera. Continuiamo lunedì.